Bene, buonasera. Allora, siamo qui a presentare l'ultima fatica dei miei due amici, Fabio e Armando. Dopo tre libri scritti a due mani, li voglio ricordare perché, tra l'altro, ho avuto il piacere di presentarli tutti e tre. Un mostro chiamato Girolimoni, Morte a Via Veneto e Omicidio a Piazza Bologna. Siamo arrivati appunto a questa quarta pubblicazione, che secondo me è il libro più bello che hanno scritto. Devo dire che a me, che insomma di libri ne leggo tanti, difficilmente mi capita di ritrovarmi a girare per casa, no? E così trovare 2 minuti per leggere tre pagine, poi andare da un'altra parte, portarmelo appresso. Ecco, in questo caso è andata esattamente così. Devo dire che mi ha appassionato. Giuro L'indagine. che non siamo parenti, però, perché si potrebbe pensare. No, no, ma insomma, a me piace dire le cose così come sono, ecco, come le cose che sento. Ecco, diciamo che la novità, se vogliamo, di questo libro rispetto agli altri è che c'è appunto, lo si vede fin dalla copertina, il contributo del professor Vincenzo Mastronardi che stiamo aspettando. Sangue sul Tevere ripercorre e rilegge fondamentalmente, ci sono anche altre storie, però insomma, due casi di cronaca particolarmente efferati, avvenuti a Roma, uno nell'estate del 69, diciamo i giorni dello sbarco sulla Luna per intenderci, e l'altro nel febbraio del 1988. Omicidi che hanno avuto il Tevere come muto spettatore, no? In qualche caso appunto anche molto vicino, no? All'orrore. Ecco. Il caso del 69 diciamo, racconta in qualche modo la vicenda di una prostituta, tale Teresa Poidomani, di suo marito e del suo protettore. Poiché il tempo che abbiamo a disposizione non è molto, questo caso lo lasceremo nelle pagine del libro e ci concentreremo invece, perché a me i libri piace esplorarli, raccontarli, entrarci dentro, no? Esploreremo appunto quello che è noto come il delitto del canaro. Allora, prima di introdurre i personaggi di questa vicenda, che presenta appunto aspetti orridi ed inquietanti, vorrei che Fabio, che nel libro l'ha fatto molto bene, ci raccontasse brevemente che cos'era la Magliana alla fine degli anni 80. Perché la Magliana è importante nella storia. Sì, la Magliana è in questa storia nello specifico è importantissima, insomma. Alla fine degli anni 80 la Magliana era un quartiere che si stava tirando su dopo, diciamo, nel momento in cui continuava ancora da che cosa? Dal suo peccato originale, che è il modo in cui era stata costruita. Come sapete, o forse non sapete, insomma, in ogni caso è un quartiere che è stato costruito con grandi speculazioni edilizie in un punto particolare di Roma che è sotto il livello del fiume. Il piano regolatore prevedeva un determinato tipo di cubature a patto di lasciare, mi sembra, i primi 6 metri liberi, il che stava a significare più o meno cominciare a costruire all'altezza del secondo piano, no? Cioè mettere il primo piano all'altezza del secondo. Ovviamente, se andate alla Magliana, non esiste un palazzo che abbia queste caratteristiche, il che vuol dire che qualcuno evidentemente ha giocato molto sul discorso delle cubature e molti altri non hanno controllato.
quindi cioè, il discorso è vecchio come il mondo, ma è un quartiere che era nato male, era nato senza fognature, senza servizi adeguati. Nel 1988 è un quartiere che si sta cominciando a tirare fuori da questo, dai tripli turni nelle scuole per farci entrare tutti, dalle strade che si allagavano, anche da un determinato livello di criminalità che naturalmente si era insediato e che era fortemente basato sullo spaccio di droga. Spaccio che avveniva anche in determinate strade, poi in particolare veramente davanti a tutti, con una facilità praticamente disarmante. Segno anche che ogni tanto c'erano degli interventi di polizia, diciamo, occasionali, ma tutto sommato non c'era un intervento organico. A dire la verità non c'era nemmeno un commissariato, quindi insomma la situazione era questa, il che creava tra l'altro molte ire tra i residenti. C'era un mix di linguaggi dialettali molto particolare, perché insomma erano arrivati da varie parti per costruire questo quartiere. C'era ovviamente anche tanta brava gente, perché non è che poi il problema è che questo quartiere poi è stato, diciamo, massacrato da un punto di vista della reputazione, se è una cosa che ancora conta in questo paese, no? E non sempre conta, dalla banda della Magliana, che poi in realtà non riguardava soltanto la Magliana, ovviamente, perché era un insieme di bande che si sono unite da zone diverse della città, però questo appellativo giornalistico della Magliana si sarebbe anche voluto chiamare banda di testaccio, effettivamente, visto che c'era una componente di testaccina, ha preso questo appellativo e lì è stata la fine di questo quartiere, in pratica, perché è come se automaticamente tutto il quartiere si fosse trasformato in un insieme di delinquenti, il che naturalmente non era, insomma. Oggi ovviamente, lo ripetiamo per la centesima volta, è un quartiere profondamente diverso da prima, pieno di stranieri, pieno di immigrati, insomma, con linguaggi diversi che si sentono per strada, con tante cose, tante strutture che all'epoca non c'erano, insomma. Nell'88 era ancora un quartiere difficile, sicuramente. Bene, e questo è lo scenario. Adesso io ripercorrerò molto brevemente le prime mosse di questa storia, no? È il febbraio, appunto, del 1988, e la storia, appunto, inizia con una madre che cerca con ansia il figlio per le strade della Magliana. Il figlio si chiama Giancarlo, ha 27 anni, fa il netturbino, è un ragazzone, insomma, bello robusto, è stato un ex pugile dilettante, tant'è che proprio per questo, come spesso capita nei quartieri popolari di Roma, gli hanno dato un soprannome e lo chiamano Erpugile. Giancarlo ha un problema con la tossicodipendenza, ma la famiglia tenta in tutti i modi di stargli vicino e di aiutarlo ad uscirne, a tirarsene fuori. Ecco, torniamo a quel giorno di febbraio. Accade qualcosa di strano mentre la mamma cerca il figlio. Accade che qualcuno gli dice che l'auto di Giancarlo, un'Alfetta, è misteriosamente ricomparsa sotto casa. E quindi la mamma è contenta, cioè dice, oddio, no? Allora è tornato. Ecco, la macchina è parcheggiata male, è chiusa, come se chi l'ha portata lì avesse avuto davvero una gran fretta di andarsene. Vedendola, appunto, la mamma continua a cercarlo nelle zone adiacenti la casa. La macchina resta parcheggiata lì, ma il ragazzo non si trova. Ecco che, purtroppo, il corpo senza vita di Giancarlo viene in realtà ritrovato il giorno dopo, il 19 febbraio, da un signore di 60 anni, in un pratone che oggi loro lo hanno descritto molto bene, è una discarica fondamentalmente. Cioè, adesso è migliorato, insomma, più ripulito. E che era uscito, appunto, a far pascolare i cavalli. Ecco, qui siamo nel campo di Armando. Cioè, mi rendo conto che stiamo parlando di una cosa molto delicata, però insomma... Molto delicata. Sì. Molto delicata. Però raccontaci un attimo che cosa trova
la scientifica quando arriva sul posto? Assolutamente sì. Volevo soltanto prima fare un piccolo preambolo che alcune parti, perché noi stiamo parlando di una storia triste, no? Come molto spesso sono le nostre, alcune parti magari abbiamo deciso di narrare in una maniera differente, nel senso di non entrare nel puro, come potrei dire, il sensazionalismo televisivo della cronaca nera per forza a tutti i costi nel piccolo particolare. Non per questo non siamo stati precisi, ecco, volevo dire questo. No, anzi, aggiungo solo, Armando, che questa forse è la prima volta che abbiamo raccontato una storia e abbiamo sentito la necessità di fermarci a un certo punto nel dire sì. Quello che era successo. Cioè, sì. Nel senso, sì, forse perché questa è una storia dove se ne è parlato molto, scusami se faccio questo preambolo, se ne è parlato molto soltanto a livello sensazionalistico, ma non dell'importanza di quello che è successo, forse. Tornando ovviamente al caso, trovano il corpo di Giancarlo, che era irriconoscibile perché c'erano stati due fattori importanti. Da una parte proprio l'assassino o gli assassini, perché questo è un altro dei punti fondamentali di questa storia, si erano accaniti su di lui in maniera particolare. Dopodiché avevano cercato di nascondere le prove, presumibilmente dando fuoco al corpo stesso. Quindi sia per una serie di conseguenze relative al corpo bruciato, che assume proprio una postura di per sé chiamata del pugile, sembra assurdo, no? Ironico questo richiamo, ma sì, anche perché era stato fonte di legatura, avevamo un corpo molto rannicchiato, una posizione più che fetale, rannicchiato su se stesso. Ecco, questo la scientifica fa sicuramente un buon sopralluogo sul posto, perché abbiamo avuto modo di studiarlo molto bene, però un sopralluogo difficile, che lì per lì solo quello non aiuta gli investigatori, perché era da un lato l'opera di bruciatura che si chiama staging, nel senso cerco in tutti i modi di bruciare e nascondere le prove. Il secondo era che era stato trasportato lì, quindi il fatto non era successo lì per lì, che uno poteva cercare intorno. Cioè, gli investigatori avevano questa grossa difficoltà perché la scientifica non poteva in quel momento dargli una mano in aiuto. Ecco, sì, erano due però elementi importanti da raccontare per far capire. Sì. Ecco, a questo punto facciamo un passo indietro e appunto adesso chiamerò in causa Fabio. Anche questo è una cosa abbastanza delicata, però è importante che venga raccontata. Cerchiamo di capire chi era Giancarlo Ricci. Loro nel libro lo fanno così come è possibile, no? Cerchiamo di capirlo perché, come spesso accade, delle vittime si parla poco. O meglio, se ne parla, come diceva prima appunto Armando, con il linguaggio dei processi, della cronaca. Mentre chi uccide, di chi uccide, degli assassini, si finisce alla fine per dire tutto. Ecco. Nel passato di Giancarlo c'erano stati degli episodi che almeno nelle prime battute dell'indagine avevano portato gli investigatori a pensare che il movente dell'omicidio potesse essere maturato negli ambienti degli spacciatori. Non è così. Raccontaci poi, no, qualcosa invece appunto di Giancarlo. Chi era? No? Come lo veniva percepito? Dunque, Giancarlo, noi devo dire onestamente che facendo questa ricerca per il libro ci siamo trovati di fronte a una figura di cui abbiamo sentito parlare bene e male contemporaneamente. E naturalmente ci siamo chiesti quale fosse la verità sulla figura di Giancarlo. La scelta che abbiamo fatto è stata quella, come sempre per tutti i nostri libri, di lasciarci aperti alla possibilità che le cose non stessero come venivano raccontate. Quello che si è raccontato e si sa del caso del canaro della Magliana è appunto la versione che l'assassino dà nel suo memoriale e che complessivamente è quella che a noi giornalisti è piaciuto molto ricordare.
è piaciuto raccontare e che viene sempre, perché nel libro poi lo scriviamo, insomma. Tra un attimo ne parliamo, esatto, del memoriale. Allora salto questo, posso dire perché, certo. Lo devo dire, questo è importante, è la versione che ha retto fino a questo momento e che comunque, perché viviamo in una società dello spettacolo, ok? Che è una connotazione che abbiamo assunto, guarda, grosso modo, più o meno negli anni 80, questo anni 80. Ce lo ricordiamo tutti. Quindi questa vicenda arriva in anni in cui lo spettacolo è un elemento dominante, non solo della società italiana, per carità, di tutta quella europea, ed è per quanto sia ovviamente terribile dirlo, questo un delitto altamente spettacolare. Quindi la versione di Giancarlo Ricci è la versione che da Pietro De Negri, il canaro della Magliana, l'assassino, è quella che viene molto propagandata dai noi giornalisti, perché è quella che presenta il delitto in una maniera molto pirotecnica, insomma, molto cinematografica. Ci siamo chiesti se questo fosse vero o meno. Come spesso capita, la verità è nel mezzo, era ed è nel mezzo. Nel senso che, andando a esaminare con attenzione quello che ha detto De Negri, cercando i riscontri alle cose che ha raccontato, ai precedenti di Giancarlo, ai loro rapporti, abbiamo trovato verità e falsità. La perizia medico-legale è fondamentale in questa circostanza. C'è una perizia splendida fatta all'epoca dal professor Arcudi, e questo ci ha sorpresi, perché già solo la lettura di quella perizia faceva capire che la vicenda stava messa in una maniera diversa per molti aspetti. Cioè, non è la prima volta che ci capita che una perizia, che leggendo soltanto la perizia medico-legale troviamo una realtà differente. Ci è capitato per il caso della Dolce Vita. Cioè, la perizia medico-legale è fondamentale, è la base per poi iniziare tutto. Esatto, è stata la base per cominciare a rileggere la situazione e quindi per rileggere anche la personalità di Giancarlo Ricci. Abbiamo voluto evitare, diciamo. A un certo punto ci siamo resi conto che era inevitabile, non se ne poteva dare una lettura unidimensionale di lui per come era passata fino adesso la sua figura sul giornale. Abbiamo sentito la necessità di andare a scavare a fondo e devo dire, in questo devo dare un grande grazie alla famiglia Ricci, insomma, che ci ha consentito di rileggere questa figura, e abbiamo trovato che certe cose erano vere e certe cose erano false. E questo ci ha fatto rileggere chiaramente il rapporto tra lui e Pietro De Negri, quindi tra vittima e assassino, in una chiave diversa. E la cosa che a me personalmente, non so, a te Armando, mi ha sorpreso di più è che Giancarlo è stato sicuramente un ragazzone grande e grosso che poi è stato vittima di una polverina bianca, insomma, no? Cioè, da una parte era un ragazzo fortissimo che incuteva paura anche in certe persone, insomma, che si faceva rispettare, e dall'altra parte soccombeva di fronte a un qualche cosa che non aveva niente di umano, alla fine era della polvere bianca. Questa è una cosa che a me personalmente ha colpito, no? Cioè la forza e la fragilità contemporaneamente di Giancarlo, sì, questo è un aspetto che sicuramente era, e questo emerge con forte, forza, sì, questa storia è forte, insomma, che poi comporta tante altre cose. Vediamo però un attimo di seguire la vicenda, no? Tu hai introdotto il canaro, prima del canaro c'è un personaggio che è Beltrano, no? Che sì, compare, no? Diciamo che Fabio Beltrano era un tossicodipendente. Voi immaginate, insomma, il fratello del povero Giancarlo ha appena saputo della morte, appunto, appena saputo della morte del fratello, e arriva sotto casa, no? E si trova questo strano personaggio che farnetica, dice delle cose senza senso, gli dice che le chiavi dell'alfetta ce l'ha lui, che gliele doveva restituire, però non riesce a spiegare in modo logico come è entrato in possesso delle chiavi, dice che è stato insieme a Giancarlo il giorno in cui è scomparso fino alle 14, dice che stavano appunto nel negozio di Pietro De Negri. Ecco, dopo qualche ora
entrambi questi personaggi, cioè Fabio e appunto Pietro Ercanaro, riappaiono e vanno a casa della famiglia in un contesto, in un contesto assolutamente cioè voi potete immaginare, insomma, no, questi hanno appena saputo della morte di un figlio, vanno lì e con fare così, insomma, Fabio Beltrano dice: no, io francamente oggi ho detto un'inesattezza, ho detto che volevano fare insieme una rapina e per questo che stavamo lì, insomma, continua ad essere confuso, no? A dire cose senza senso, ma soprattutto, no? Questa volta le cose senza senso nel contesto in cui vengono dette chiaramente, no? Appaiono talmente strane che alla fine, no? Beltrano e De Negri finiscono entrambi in questura. Ecco, adesso mi piacerebbe che Armando ci raccontasse com'è andata in questura, no? Visto che poi, insomma, lì c'è stato anche a un certo punto, no, un intervento decisivo che ha determinato, no? Sicuramente. La parte più interessante è stata questa. Forse nello scrivere il libro, e come facciamo sempre, analizziamo tutti quanti gli atti primi, e rileggere le dichiarazioni di Beltrano, che sono quelle che veramente ci hanno colpito. Allora, il Canaro lo conosciamo, cioè ormai se ne è parlato tanto, uscirà tra poco, ho saputo anche un film. Non uscirà perché... No, non uscirà, uscirà. Cioè, volevo uscire un film, ok. Cioè, tra l'altro dipinto in una maniera un po' strana, magari poi lo dirà Fabio su come viene dipinto il Canaro. Il punto è che questa invece misteriosa figura di cui se ne parlava, Fabio Beltramo, è una figura che di solito non si conosce, no? Magari qualche uno che magari ha letto qualche atto in più, ma non si conosce. Questo Beltrano è una persona stranissima, nel senso, fa queste dichiarazioni. Immaginate voi di leggere gli atti redatti all'ora di interrogatorio. Beltrano: io quel giorno vedo Giancarlo Ricci, ora, senza entriamo nel merito dell'orario, stiamo parlando dell'ora di pranzo, e lui mi dice: accompagnami dal Canaro che devo andare a prendere la cocaina. Più o meno saranno state queste le parole, ora non le ricordo. E lui, tossico dipendente della zona Magliana, non conosceva il Canaro. Primo mistero: tu sei un tossico dipendente, almeno i quattro spacciatori principali della zona dovresti conoscere, però questa è una supposizione. Comunque dice: io lo accompagno, arriviamo con l'autovettura praticamente facendo via della Magliana, non parcheggio davanti al negozio dei cani, che è in una rientranza, diciamo un cortile, ma 50 metri prima, e Giancarlo mi dice: aspettami qua. Ora, Giancarlo è una persona che aveva acquistato quell'autovettura credo 2 settimane fa, ma sicuramente sbaglio, e ci teneva tantissimo perché era un maniaco dell'autovettura, la puliva, la coccolava, era un bene. Allora, nell'88 era differente, adesso che dobbiamo cambiarlo ogni 2 anni perché l'euro cambia, no? E già non possiamo entrare dentro al garage perché non è possibile. Allora è più un bene materiale che di consumo. Cosa succede? Secondo sempre le dichiarazioni di Beltrano, a un certo punto vede affiancare il Canaro che gli dice: guarda, dopo un'ora tra l'altro, dopo un'ora circa, passa, quindi un'ora che sta aspettando un'autovettura, guarda, abbiamo fatto una rapina, però c'erano dei calabresi, ora sbaglio, e il pugile è scappato, Giancarlo è scappato. E lui dice: ah, ok, perfetto. E cosa ha detto il pugile? Che devi andare a parcheggiare la macchina. E lui prende e va a parcheggiare la macchina. Stiamo parlando un'ora, quindi credo le 4:30, credo, posso sbagliarmi. Sì, 4... dopo le 3 sicuro. Dopo le 3 sicuro. Verso le 3, 14:50. Primo particolare: lui non conosce il Canaro. Come fa a sapere e fidarsi di una persona sconosciuta che gli si affianca e dice: guarda, il pugile è scappato, quindi vai a parcheggiare la macchina? E lui si fida tranquillamente senza chiedere perché, per come, il suo amico è scappato e va a parcheggiare la macchina. Che parcheggia, e quindi e questa è la cosa molto importante, andare anche sulle nostre ricostruzioni, andare sul posto, parcheggia 300 metri dopo, a destra, via Vagliano, se non sbaglio, cioè 300 metri, ci mette 3 ore. Beh, capisco il traffico di Roma, nel senso, sicuramente oggi era bella imbottigliata, però 3 ore per fare 300 metri su una macchina che non è tua, un'automobile che non è tua,
di cui il proprietario era comunque una persona tosta, che rispettata, di cui lui aveva soggezione, e ci mette 3 ore. Ecco, noi siamo partiti da questa grande incongruenza, al di fuori di quello che poi il canaro, in fase dibattimentale, sommarie informazioni, del famoso memoriale, avrà detto. Ecco, quella è l'incongruenza che ci ha fatto partire. No, si stanno un attimo a menare. Si stanno ammazzando di là, non lo so. Stanno ammazzando di là, sicuramente molto più interessante, se volete, ma ecco, noi siamo partiti da questa incongruenza per andare avanti. Bene, ecco, Ercanaro all'inizio racconta, insomma, l'altro lato di questa storia, no? Poi sì, a un certo punto crolla. Sì. Chi è che lo fa crollare? Come crolla? Che dice? È un interrogatorio molto difficile che durava, che va avanti ore, che va avanti per ore, perché comunque lui continuava a sostenere la tesi della rapina, che era una tesi francamente non aveva senso, insomma, però era tutto quello che c'era, quindi in quel momento non è che gli si potessero fare grandi accuse, insomma, rispetto a De Negri. In questura tuttavia hanno capito che devono puntare su De Negri e quindi cercano in tutti i modi, però l'interrogatorio va avanti ormai da moltissime ore e non è che i poliziotti siano fatti di ferro, insomma, perché a un certo punto anche loro cominciano ad avere un momento di stanchezza. Tra i funzionari che ruotano intorno a quell'indagine, essendosi paventata in prima analisi l'ipotesi di una rapina che poi si rivelerà ovviamente completamente infondata, c'è appunto l'allora dirigente dell'antirapina, che è il dottor Del Greco, che a cui viene detto: ma insomma, guarda, provaci tu, perché noi non riusciamo a cavare un ragno dal buco. Questo noi lo raccontiamo perché abbiamo avuto, insomma, il piacere di intervistarlo e ci ha raccontato, insomma, il modo in cui questo poi interrogatore si è svolto, perché ci fu una frase, insomma, non vi dico tutto per eminenti ragioni di cassa, naturalmente. Quelli che hanno già comprato il libro glielo dico. Mi fermerò a un certo punto. Due parti. Dividetevi in due parti, chiaramente. E chiudetevi le orecchie. No, c'è una frase, insomma, che poi lui dice. Lo offende. Vabbè, non diciamo di più. Gli dice una certa cosa che apre le cateratte del Nilo. Tra l'altro lui ci ha raccontato, insomma, con una particolare reazione, con un particolare modo, insomma, poi anche di rispondere, insomma, da parte di De Negri, che fu agghiacciante, insomma, e lì si aprì la notte di questa confessione carica di rabbia, carica di odio, insomma, da parte di De Negri, che fu verbalizzata naturalmente, e lui dopo, però, in cella alcuni giorni dopo, a beneficio dei magistrati e non si sa come anche di noi giornalisti, visto che questo memoriale poi finì in mano alla stampa. Prima di parlare del memoriale, esatto, poi dopo te lo chiedo. Poi io volevo, però, Igor, scusami, prendo un attimo momentaneamente il sopravvento di farci dire però anche qualche cosa sinteticamente sugli altri 3 casi che fanno parte del libro, perché è bene che loro sappiano che i casi in tutto sono 4. Bene. Ecco perché il libro è così, in abruzzese diciamo paccuto, significa spesso. Sta dicendo? Segno anche bene. Particolarmente è una lingua grande. È una lingua straniera. Bene, allora cerchiamo di stringere, insomma, su questa cosa, però mi piacerebbe che adesso Armando ci raccontasse un attimo, no? Ercanaro, cioè il posto dove stava, la famosa canarineria, esatto, cioè Ercanaro lo chiamavano così perché lavava i cani. Sì. E obiettivamente, a vedere il sopralluogo, non si capiva come mai uscissero puliti questi cani, sinceramente, perché era un ambiente un po' particolare. Sì, totalmente. Oggi diremmo che era fuori legge, fuori norma, perché allora, abbiamo fatto vedere a un veterinario professionista, cioè, certo, si è messo le mani nei capelli, insomma, detto. Non è possibile. Allora, lui che poteva. Sì. Allora, parliamo 2 secondi soltanto, che raccontare la storia del canaro significa molto spesso confrontarla con il suo memoriale, su quello che ha detto lui, Giancarlo, ovviamente, De Negri, nel suo memoriale. Quindi ovviamente fai sempre il confronto, scopri una realtà totalmente differente dagli altri rispetto a ciò che lui ha detto, totalmente differente. Quindi quando noi, e credo un po' tutti quanti voi,
un minimo la conosciate la storia, quindi quando dice che lui con un escamotaggio ha fatto, fatto entrare, no? Giancarlo all'interno della gabbietta dei cani, ma se uno vede quel sopralluogo e vede quella gabbietta capisce che non è possibile, primo perché è veramente piccola e già sarebbe un motivo, secondo che la struttura della gabbietta è veramente leggera, che va bene per ovviamente un cane. Il fondo della gabbia è possibile toglierlo, sono assi non inchiodate, quindi bastava che Giancarlo all'interno muovesse e levasse le assi in legno e si alzava praticamente in piedi. Cioè lui lì dentro, secondo la nostra ricostruzione, più o meno opinabile, perché non abbiamo la presunzione di dire che diamo il Vangelo, assolutamente no, non c'è mai entrato. Dentro quella gabbia non c'è mai entrato. È stato sicuramente sorpreso, è stato colpito, sorpreso, e è seguita tutta una serie di violenze sulla persona, che non è il caso adesso di raccontare, ma tutto al di fuori. Non possiamo escludere che un certo punto sia stato messo dentro? Okay. Però lì dentro la teoria, la storia che ci racconta il Canaro, che lui è entrato perché gli fa credere di fare un agguato con un napoletano che doveva portare soldi, droga, no. La gabbia era smontabile. Il fondo si levava, ci si alzava in piedi e poi con la forza che aveva Giancarlo alzava la gabbia e pure la struttura, se mi permettete, semifadiscente che la costituiva in parte. Bene, allora, Ercanaro scrive il memoriale. Scrive il memoriale, adesso magari ce ne parli un attimo molto velocemente, e questo memoriale porterà poi da lì a un anno, immagino che facesse parte della strategia difensiva, ovviamente, no? D'altra parte, insomma, c'aveva due buoni avvocati, porterà alla sua liberazione. Porterà alla sua liberazione e addirittura, no, Ercanaro andrà a sostenere, cioè verrà intervistato da Enzo Biaggi. Ecco, come avviene tutto questo? Beh, lui naturalmente ha dato una sua versione nel memoriale, prende carta e penna, comincia a raccontare come sono andate le cose, partendo da molto lontano, insomma. Non soltanto dall'inizio della sua conoscenza con Giancarlo Ricci, ma anche della sua vita personale, insomma. Cioè, racconta chi è, da dove viene, che lavoro faceva prima, i rapporti con la moglie, insomma, racconta un po' tutta la sua storia. Ovviamente si presenta in una determinata maniera, no? Cioè cerca di limitare il danno e quindi si presenta in maniera tale da sostenere che lui non poteva fare diversamente. Devo dire che non è una posizione molto originale, nel senso che quasi tutti, diciamo, gli assassini, quando non possono sostenere nient'altro, dicono: ma io non potevo fare diversamente, sono giunto a un punto in cui dovevo uccidere per forza. E spiega tutto quello che Giancarlo Ricci gli aveva fatto, per cui lui non poteva fare diversamente e quindi ha fatto bene a fare ciò che ha fatto. Ora, naturalmente, al di là delle valutazioni morali che possiamo dare di questo, no? Non c'è un qualche cosa che, tranne la legittima difesa, insomma, che possa spingere un essere umano a ucciderne, a sopprimerne un altro, poi, specialmente in quel modo, tra l'altro. Ma tutto questo è dovuto anche ad una strategia processuale che si legge in filigrana e che è quella di evitare la premeditazione. Ho deciso all'ultimo. C'è una valutazione psichiatrica che viene fatta di Pietro De Negri e questa valutazione è, per una serie di ragioni che non sto qui a dirvi, comporta che un anno dopo viene improvvisamente scarcerato. Tra lo stupore generale, perché cioè, nessuno si immaginava una cosa del genere. Per cui alla Magliana si ritrovano questa persona che va in giro col braccio fuori dalla macchina, no? Con due catenoni d'oro, insomma, esibendo questa libertà. E noi tra l'altro abbiamo anche, col professor Mastronardi, abbiamo cercato di lavorare, no? Sugli aspetti psicologici anche di questa storia. Per interpretare qual era il comportamento di De Negri in quel momento e che cosa significava quell'ostentazione. Poi fortunatamente cos'è successo? È successo un cortocircuito, nel senso che a Palazzo di Giustizia si sono resi conto che qualche cosa non aveva funzionato e in effetti qualcosa
non aveva funzionato a livello di coordinamento tra gli uffici, poi lo spiegavamo anche il motivo di tutto questo inghippo di procedura penale, e quindi c'è effettivamente il giudice istruttore che dice no, questa cosa non si può fare, prendono, lo riarrestano, lo rimettono dentro. E durante questo riarresto viene motivato tra l'altro anche da una collega che adesso non c'è più, che si chiamava Mariella Regoli del Messaggero. Che cosa fa Mariella? Sostanzialmente fa una cosa, una curvata professionalmente, cioè lei aspetta De Negri quando esce dal carcere, siccome nessuno è venuto a prenderlo perché non ha fatto in tempo ad avvisare, lui si trova fuori dal carcere e non sa come deve tornare a casa sua. Oh, ecco, è arrivato anche il professor Mastronardi, quindi siamo al completo, insomma. Buonasera. Quindi che cosa fa? Lui non sa come tornare a casa praticamente, non ha, sta per avvicinarsi un gettone, una cabina del telefono, un qualche cosa. Ah, in quel momento arriva Mariella e dice oh, ti do un passaggio io. Ovviamente il passaggio è molto interessato naturalmente, e durante il percorso per riportarlo, per accompagnare De Negri a casa, che poi ironia della sorte, qui tutto si gioca veramente nei 100 passi, insomma, perché la vittima e l'assassino sono anche vicini di casa praticamente. E durante questo percorso in macchina, fatto con studiata lentezza naturalmente, lo fa parlare e inopinatamente De Negri non trova intelligentemente niente di meglio da dire che la famosa frase "lo rifarei". Ora, devo dire che nell'ambiente giornalistico, onestamente, io mi sono confrontato con dei colleghi, non siamo proprio veramente sicuri che le cose siano andate in questi termini, cioè non sappiamo effettivamente se De Negri l'abbia detto o non l'abbia detto. Fatto sta che lei lo scrive, cioè c'è cioè tutta questa lunga intervista che De Negri non si è reso conto di aver rilasciato, naturalmente, che esce sul giornale con il famoso titolo virgolettato "lo rifarei". Vi potete immaginare che cosa succede. Sempre per cito l'abruzzese una seconda volta, questa è quella che in Abruzzo noi chiamiamo la finazione del mondo, che penso sia abbastanza emblematico, no? Non devo tradurre. Quindi succede un disastro naturalmente, e che si ripercuote anche sull'attività giudiziaria e che accelera poi l'attività del giudice istruttore. Bene, allora, insomma, per farla breve, perché poi insomma se no poi loro volevano anche accennare un attimo alle altre vicende che vengono trattate nel libro, io riassumo brevemente la vicenda. Insomma, inizia il processo, nel processo, cioè intanto lui viene internato in un ospedale psichiatrico, quindi torna dentro, inizia il processo. Nel processo c'è un colpo di scena perché il presidente della corte d'assise dimostra di non fidarsi della perizia che era stata fatta e che lo dichiarava appunto incapace di intendere e di volere, e ne chiede una seconda. E visto che abbiamo qui il professor Mastronardi, io adesso insomma mi ero riproposto di farle alcune domande, purtroppo il tempo è poco, però c'è una cosa che volevo chiederle: che c'entra Ercanaro con la lirica di Aldo Palazzeschi "L'assolto"? Colpa di Armando Parmegiani, quindi non mia, nel senso che mi ha chiesto lui a mezzanotte qualcosa, ci senti, ma il fatto che il Canaro se ne sia andato poi dopo spavaldo in macchina con il braccio fuori dal finestrino, quasi come se volesse ad un certo punto ostentare, quasi come se volesse ad un certo punto comunicare a tutti quanti o a se stesso, ancora peggio, guardate che cosa bella ho fatto, finalmente l'ho fatta, finalmente mi sono tolto una soddisfazione. Dico, per libera associazione mi viene da pensare appunto proprio ad Aldo Palazzeschi. Io vorrei leggere solo alcuni passaggi della lirica di Palazzeschi, perché veramente rende bene lo stato d'animo di chi
non si sa bene se veramente può essere considerato assolto, colpevole 124-125 o non colpevole, trovata, grazie. Recita così: allorché i miei buoni fratelli m'avevano due volte sepolto, disse una voce, io non so come e dove, assolto, mancanza assoluta di prove. Si apersero tutte le porte, si apersero tutti i cancelli, assolto. Io sono l'assolto, miei cari signori, e ora che sono fuori, guardatemi bene in viso, ho ucciso? Assolto. È la mia professione che intendo bene di sfruttare dal suo lato migliore, assolto. Appena uscito mi accorsi subito qual era il miglior partito, fuggire, nascondermi agli occhi della gente, ma che? E sottrarsi alle sconcezze del dubbio che io rivesto, ma che? Rivestirlo dignitosamente o con disinvoltura? Ma che? Niente, niente. Esibirsi senza misura generosamente. Gli è perciò che io frequento le strade, il passeggio, i teatri, il caffè, come ogni altro uomo non assolto. Certe volte mi diverto poco, certe altre molto. Né più né meno di lui o di te. Si sa che coloro che incontrandomi intrecciano col mio bei sorrisi, vedeste ora che visi mi fanno. E che voci sorprendo dei crocchi, vedeste che occhi. Un innocente si scolpa e un farabutto lo stesso, ha taciuto, ecco tutto, ha taciuto come un innocente, ha taciuto come un farabutto. E gli errori? Questi sono gli errori, i delinquenti sono tutti fuori. Concludo con le ultime parole. Finché c'è gente sveglia nella città, resto a sua disposizione, nessuno deve essere defraudato nella legittima curiosità. Sono un gentiluomo nella mia professione e non crediate che io sia tardivo ad uscire fuori al mattino, ma che bisogna pensare che il mattiniero ha gli stessi diritti del nottambulo cittadino. Assolto può sembrar poco e può sembrar molto. Guardatemi bene in viso, ho ucciso? Ecco, questo è l'atteggiamento che aveva, ho voluto così recitarvelo un attimo, che aveva il Canaro quando a un certo punto si esibì, ma si esibì per se stesso, perché finalmente era contento, non lo sappiamo, la sensazione che possiamo dare e dirvi è come quella quando vediamo il volto di un bambino, il sopracciglio dipinto su di un quadro, se ci avviciniamo tra un punto e l'altro cosa vediamo? Il nulla. Allora che cosa facciamo? Noi riempiamo quel nulla con le nostre considerazioni. No, questo non glielo abbiamo chiesto, forse glielo chiederemo, forse sì, forse no, un giorno lo sapremo. Possiamo dire che sicuramente questo è l'atteggiamento, quello di ostentare o quello di trincerarsi dietro un atteggiamento spavaldo per fare in modo che gli altri, terza possibilità, per fare in modo che gli altri possano non sospettare minimamente che potesse essere stato lui il responsabile. E concludiamo adesso, sì, ovviamente con un ringraziamento alla famiglia Ricci che ci è stata, diciamo, di grande aiuto e ci è stata vicina, un libro che comunque è un riaprire una ferita dolorosa, quindi non era così facile, scontato che poteva starci così vicino. Ok, grazie. Grazie. Buonasera a tutti e buona lettura.